Questo è il livello delle molle. Sessanta. Adesso qua il passaggio per andare alla zona viola. Che vabbè, questo qua non funziona, però va bene lo stesso. Là, zona viola. Ok, che è folle, mi sembra, la difficoltà, il nome della difficoltà. Poi c'è dopo folle c'è incubo, che è l'ultima, quella più difficile. 62. E adesso qua è pieno di trappole. Comincia a diventare più difficile la questione. Vedete, basta stare un po' a ritmo e lo fai tutto. Quando non parlo è perché sto concentrato. Ok. Un po' di concentrazione ci vuole. Ok, fatto. Vedete, l'ho fatta la prima, era lungo, ma ce l'ho fatta la prima. Qua potevo mettere più impulso, sinceramente. Però dai, spawnano abbastanza velocemente. Ok, l'ho fatto subito. Va bene. Qua basta correre. Qua c'era, prima c'erano anche le trappole elettriche. Solo che per evitare, visto che il fatto che Fortnite è molto buggato. E quindi alcune cose non è che vengano molto bene. E quindi ho deciso di togliere le trappole elettriche per evitare i possibili intoppi. Qua basta andare dall'angolo a angolo. Ok. Così, fatto. Poi, il livello 66, questo è un livello lungo ma non è complicato, bisogna solo stare al ritmo, adesso poi se si cade si perde un po' di tempo perché dobbiamo tornare all'inizio di camminata perché le trappole non potevo mettercele, che ne avevo messe già troppe di trappole in questa mappa. Ok, un po' lunghina come ho detto prima, ma si fa tutto. I provini team fase 2. Eh già. Molti dicono che è difficile, impossibile. Non c'hanno pazienza. Beh, allora se non avete pazienza, non hai voglia di entrare in un team. Qua lagga un pochino. Questa mappa lagga un po', quindi delle volte si incanta, si blocca. È perché Fortnite non è perfetto, quindi bisogna adeguarsi. Ma nessun gioco è perfetto. Perché per avere la perfezione bisogna fare troppo, se no non riesci a tenere a bada tutto. C'è sempre qualcosa che non va. Io spero di riuscirci adesso a farvi questo livello. Guardate il tempo, siamo a 24 minuti e io sono già oltre la metà della mappa. 66. Vabbè, naturalmente potete saltare qua e andare qua. Sono caduto lì, praticamente facevo altri salti, adesso ve lo faccio. Cercherò di farvelo interamente, come se fosse un checkpoint, mi sono messo lì. Non voglio saltarvi niente, quindi ve lo faccio. Ero qua praticamente. Ok. È giusto per non tornare indietro e perdere altro tempo. Naturalmente queste scale in legno non ci dovrebbero essere.
sono lì per comodità, perché molti non va di fare sto livello, quindi lo faccio skippare. Ma in genere si dovrebbe fare. Ok, due impulso. Anqua non ho messo le trappole, però va bene lo stesso. Qua apri la chest ed esco un impulso. Questo è tutto un livello impulsi. Poi ci sono le trappole finali. Ah, ok. Livello 68. Ok, questo è pieno di trappole. Come anche gli ultimi livelli. Ecco. Mi ha beccato. Vediamo quanto tempo riuscirò a fare questa mappa. Intanto sto facendo un record perché non ho mai fatto questa mappa così velocemente. Adesso che l'ho detto muoio, quindi sparatevi a tanti morti. No, vabbè, dai, ci posso riuscire. E che quelle sopra si attivano in un modo diverso. Se vado troppo avanti muoio, se vado troppo indietro non si attiva. Delle volte è un po' così. È Fortnite, questo è Fortnite. C'è niente da dire. E basta abitare le trappole. No, l'ultima. L'ultima trappola. No. Vabbè, devo rifare la mappa, il livello. Sono le prime due trappole basic per imparare. E poi dopo ci sono tutta la serie di trappole in fila. Ok, ho rischiato di morire. Ok, faccio sempre il primo fail e poi dopo non triggerò la trappola e poi dopo la triggerò dopo. Ok. Pensavo di sbagliare ancora. Livello 69. Vediamo. Però siamo da mezz'ora in questa mappa. Quindi me la sto cavando abbastanza bene. Ok,